Siamo all'interno di un piccolo casale che si chiama Podere Lazio, all'interno della tenuta, all'interno della quale insiste l'Istituto di Agraria Garibaldi, qui sulla Via Ardeatina, uno spazio che è stato concesso alla nostra giovane cooperativa dal consiglio d'istituto e dal preside della scuola, in continuità con un progetto nato sempre qui nella scuola 8 anni fa, un progetto di integrazione scolastica che porta questo titolo: La terra che cura, la cura della terra, l'orto dei semplici. Il percorso è un percorso fatto della, diciamo, normale pianificata esigenza dei nostri ragazzi di avere un'assistenza specialistica, quindi la possibilità di un progetto inclusivo integrato all'interno della scuola. E molto importante perché questi ragazzi, Chiara, come altri suoi 30 giovani colleghi, è una ragazza autistica, epilettica, con autismo molto severo. E questa è la condizione degli altri 30 suoi colleghi. Nella scuola però oggi ci sono 130 ragazzi disabili. Di questi 51 hanno problemi di salute mentale e di questi 51-31 hanno proprio una vera e propria disabilità. Perché la terra che cura, la cura della terra, l'orto dei semplici, questa è una cosa che abbiamo portato noi genitori, l'abbiamo voluta perché è piena di significati importanti. Nel percorso, diciamo, nella vita dei nostri ragazzi, la cosa che più ci colpiva era che questa spontanea, naturale predisposizione dei nostri figli ad un rapporto sereno in ambienti aperti e soprattutto in ambienti dove era possibile cogliere tutte le sfumature che l'ambiente riusciva a produrre, quindi dai fiori alla stessa, diciamo, orografia degli spazi dove loro vivono. E quindi ci venne naturale 8 anni fa passare dall'esperienza delle scuole medie al nostro tentativo di costruire una piccola fattoria sociale nel Parco dell'Appia Antica, ad incontrare questo preside, il professor Sapia, e portarci dentro l'Istituto di Agraria, dove, iniziato questo percorso degli apprendimenti e dell'integrazione, poi siamo arrivati alla costruzione di una piccola impresa sociale. Quindi un tema, la terra che cura, la cura della terra, l'orto dei semplici, e poi un obiettivo, quello di finire il periodo della scuola avendo la possibilità di costruire impresa e quindi di dare in qualche modo lavoro ai nostri figli. Ma uno potrebbe chiederci, beh, insomma, di opportunità dopo la scuola, magari oggi per la disabilità ci sono tante possibilità. Questo è vero, ma non è così vero per i ragazzi con disabilità mentale grave, questo non è così vero per i ragazzi con autismo severo. Cioè, questi ragazzi come Chiara, se portati come Stefano, come Michele, come Giorgio, come Cristian, come Lorenzo, come Simone, cioè, come Veronica e altri, dovrei fare un elenco di 30, se noi li presentassimo alla fine del ciclo della loro esperienza scolastica all'esame di una cooperativa di tipo B, cioè una cosiddetta cooperativa sociale per la loro assunzione, il loro bilancio delle competenze sarebbe così inadeguato che loro non potrebbero avere un'assunzione così semplice, anzi direi proprio che non sarebbero adatti a questo tipo di esperienza, a questo tipo di selezione, per quanto semplice essa possa essere. E quindi sarebbero destinate alle cosiddette cooperative di tipo A. E quali sono le cooperative di tipo A? Quelle che naturalmente gestiscono residenze sanitarie o case famiglie. Ecco, nel caso della loro disabilità, questo significa
significherebbe rigettarli in ambienti chiusi, in ambienti controllati, in ambienti che forse, anche se gli operatori, le loro progettualità, insomma, tendono ad affrancarsi dalla cosa che dirò, ma in realtà per noi genitori che li abbiamo anche visitati, diventano e sono luoghi di contenimento più che di apertura e di, diciamo, di sviluppo della personalità dei nostri ragazzi, perché l'autismo, che viene diciamo, diagnosticato nell'età evolutiva, al raggiungimento della maggiore età si perde come diagnosi, cioè il ragazzo resta autistico, ma per la società e per le istituzioni è semplicemente un ragazzo con un handicap, è un adulto con un handicap grave, con la differenza che però, non essendoci operatori, non essendoci personale, c'è praticamente un taglio, drastico, e quindi si troverebbero costretti in questi ambienti con in 7-8 ragazzi come Chiara, come gli altri, un solo operatore a controllarli. Quindi voi capite che dal punto di vista abilitativo c'è, cioè, la possibilità di farli crescere in modo armonico, quindi di accompagnare la loro vita in setting abilitativi, in situazioni possibili, tutto si chiude e tutto, diciamo, si ridimensiona e tutto diventa poco integrante, insomma, definirlo, cioè, in maniera così eufemistica, insomma, condannati quindi a una vita reclusa. Ecco, la terra che cura, la cura della terra è stata questa grande idea che abbiamo sviluppato insieme con il preside, con gli operatori di questa scuola, anche qui tra l'altro scegliendoli e scegliendoci reciprocamente, quindi operatori che avevano una visione del loro lavoro e genitori che avevano una visione della loro vita, del come accompagnare i loro figli verso l'età adulta, ci ha permesso di lavorare su terra che cura, cura della terra, molto semplice, in maniera molto, diciamo, coerente. Allora, la terra è l'elemento a cui ci rimandiamo tutti come elemento da tutelare, come luogo col quale dobbiamo convivere, che non dobbiamo sfruttare, che dobbiamo difendere, che ci deve aiutare, diciamo, nel nostro processo di vita naturale, e quindi va curato, e per questo quindi la nostra cura è fondamentale, e quindi quello che fanno qui i ragazzi tutti i giorni quando lavorano nel loro orto, dove l'unico strumento che usano sono le zappe, i rastrelli e l'acqua per la semina e per diciamo, l'irrigazione. Poi non si fa uso di altre sostanze o di altri diciamo, strumenti di cura delle piante. Ecco, è tutto molto naturale. Questa è la cura che noi diciamo, riserviamo alla nostra terra. La terra che cura è perché ci rimanda proprio a questo effetto appunto terapeutico che abbiamo visto, insomma, e constatato. È un aiuto importante, è qualcosa che i ragazzi recepiscono con molta naturalezza. Quindi questi ambienti aperti, questi luoghi, come dicevo prima, li rimettono immediatamente in una condizione di equilibrio. Loro spostano i loro equilibri in punti più avanzati. Altri setting non lo permettono. Il rapporto con la terra lo permette, e questo è fondamentale. L'orto dei semplici, vabbè, rimanda all'idea della comunità, cosa che stiamo sviluppando in questa esperienza. Gli orti dei semplici erano gli orti dei monaci, dei monasteri, che insomma nell'Italia medievale raccoglievano intorno a loro le comunità contadine che avevano capito che questi monaci in qualche modo avrebbero avuto anche modo di curarli, ospitandoli quando erano malati e quindi. La terra, l'alimentazione, la cura dell'ambiente, le erbe medicinali, la comunità contadina intorno, cioè quello che in fondo aveva costruito la nostra comunità nazionale, in fondo qui l'abbiamo ripresa e riniziata, riattivata, cercando di farla diventare
qualcosa di, diciamo, di importante, di, ecco, crederci, perché stavamo ricostruendo non solo intorno ai ragazzi un momento di cura, ma stavamo anche per noi ricostruendo un'idea di identità e di comunità.